Eccetto, naturalmente, chi ci entra. Se le cose non vanno male, in tal caso ci chiamerebbero per mantenere l'ordine. Ne dubito. Trudeau non oserebbe. Vuoi scherzare? Lo ha già fatto negli anni 70. Ma la situazione era completamente diversa, Maggiore Burns. Non crede, tenente? Non ritengo assolutamente quelli di Lavesque saccheggiatori, signore. La gente sembra stanca di malversazioni e corruzione e Lavesque dà loro un nuovo orgoglio. Guarda i giornali. C'è uno scandalo al giorno. I giornali amano gli scandali. Ha già ordinato, tenente? Sì, signore. Signori, a tavola non si discute di politica e i militari sono dei pessimi politici. Mi passa lo zucchero, per favore? Ho bisogno d'altro se voglio il trasferimento in Florida. Devo impegnarmi a fondo. Prendono solo i migliori per quei corsi di immersione. Hai corteggiato Maggie abbastanza perché tuo nome esca dal computer appena premono il pulsante. Mi ha messo in lista, ma ci sono altri candidati. La sto lavorando. Dai, dai, vogliamo sapere. Con calma, eh? Abbassati un po'. Ehi, il maiale è arrivato primo. Sto parlando di Archebaud. Ehi! Jean ce l'ha fatta nelle trasmissioni. Meglio così, no? Molto bene, vero? Oh, scusi, Maggie. Ragazzi, Gwen Archer è secondo. E io come sto? Sei passato e basta. Maggie. Sì? Ho un messaggio per te, molto importante. Top secret, Coxon. Ok, sputa il rospo. Sono costretto a sussurrartelo. I russi stanno ovunque. Già. Aspetta un momento, dammi il messaggio, d'accordo? Come vanno le cose in Florida? Non hai sentito? Inabissata nell'oceano. Tutto perduto. Maggie, tu puoi far dire al computer quello che vuoi. Non premo io i bottoni. Puoi premere il mio. Che fai stasera? Oh, non so. Ce la stiamo spassando, Archer? Non è niente da fare, Doyle? Sì, signore, col suo permesso. Ma guarda, ti sembrate dei dannati cani in calore. Tu e Merrigan siete nel mio mirino. Lo sai questo? E adesso muoviti. Tenente. Ehi, congratulazioni, caporale. Ho saputo che sei il primo nelle trasmissioni. Molte grazie, signore. Volevo chiederle notizie del mio avvicinamento. Non ti preoccupare. Le chance di andare a Montreal sono buone, ok? La ringrazio, tenente. Mia moglie ne sarà molto felice. Beh, allora puoi dirle che forse sarei a casa tra una settimana. Glielo dirò, signore. Pronto? Marie? Mezz'ora fa non c'eri. Dove sei stata? Giù nel parco a far prendere un po' d'aria a Victor. Sempre a spasso, voi due. Visto che non sei qui per portarcelo. Ma non sarà a lungo così, vedrai. Perché? Devo darti una notizia. Ho parlato col tenente Leberge e dice che presto mi trasferiranno. Oh, che felicità! Ti amo tanto. Anch'io ti amo. Mi manchi molto. Accidenti, io odio il freddo. Sì, testa o croce? Croce. Paghi il primo giro. Che farai quando arriva l'inverno? A quell'ora starò in Florida a crogiolarmi al sole. Col cavolo. Ho già comprato l'abbronzante. Pronti al decollo? Salve, Archambault. Forza, offro da bere al primo della classe. Ho già scolato un paio di birre. Grazie. Dai, che può farti un'altra? Aspetto una telefonata da mia moglie. Torno alla base. Ma cosa ti prende? Sei troppo in gamba per noi? Sì. Peggio per te. Ti dirò una cosa, senza quella frottola sul fascino della divisa non mi sarei mai arruolato. Stai attento, ti schizzeranno gli occhi dalle orbite. Ehi, posso offrirti da bere? Calma, figliolo, stai calmo. Vado a verificare se è patriottica, intesa? Ma noi non ci conosciamo. Sparisci. Salve, sono Piantala. Il... Coraggio, ragazzo, io non ho cattive intenzioni, sapete? Fatemi entrare, voglio solo un autografo. Davvero?
Vattene, o chiamo il proprietario e ci penserà lui. Ehi. Oh! Come andiamo, Gay? Bene, George. Ciao. Due. Ciao, Gay. Come te la passi? Più o meno. Voi non perdete tempo, vero? Su, andiamo a mangiarci una pizza. Facciamo tre coppie. E poi che cosa? Un'orgia? Vuoi qualcos'altro, George? Sembri stanca, Gay. L'altra si è ammalata e faccio anche il suo lavoro. Che succede di là? Hai dei problemi? I soliti orangutanghi. Non so se mi spiego. Accidenti. Ci risiamo. Forza, dai, rompigli la faccia. Coraggio, non ti fermare, avanti. No, amico, niente polizia. I miei ragazzi ci penso io. Archer, Merrigan. Finiamola ora, in piedi. Guardate in che stato vi siete ridotti. Beh, scusateci. Posso spiegare, signore? Non ti ci provare. Voglio vedervi fuori di qui, immediatamente. Muoversi. Dietro front. No, due, no, due, no. A tutta la compagnia, la distribuzione della posta comincerà alle 9 in punto. Oh, Susanna, non piangere per me. Finisci la maledizione. C'era una volta un piccolo naviglio che non sapeva navigare. Questo sono a pezzi stamattina. E starai ancora peggio quando marceremo coi sacchi di sabbia sulle spalle. Sei proprio sfortunato, sai? No, non credo. Il disco che avete ascoltato è al terzo posto nella hit parade. Non dimenticate che c'è molta agitazione nella provincia di Bell in questi giorni. René Lévesque e il suo partito del Quebec potrebbero avere la meglio sul partito liberale. Ma adesso preparatevi ad ascoltare altra musica. Ehi, hey, viva Lévesque! Ehi, Jacques! Se la VESC ce la fa, è possibile che il governo cacci via la nostra base? Che il cielo ti ascolti. Luke! Non berrò mai più birra insieme a te. È sicuro? Starei a bere spremuta d'arancia con una bionda in Florida. Proprio Maggie così. Maggie ti ha nel computer per quei corsi da sommozzatore. Sì, sono in lista, come chiunque altro. Bene, andrà tutto alla perfezione. Senti, devi essere ottimista. La Marina ama i casinisti come noi, l'ha sempre fatto. Pensa a sei mesi sdraiato al sole. Pensa alle belle ragazze in bikini. Sì, costruttivo, eh? Strano che Wayne Archer non sia ancora venuto a trovare i suoi due amori. Tu e il computer. Non necessariamente in quest'ordine. Non stamattina. Lui e il suo amico hanno fatto baldoria ieri. E sono di corvée. Non avevo un appuntamento con te. Disdetto. Piedi freddi? Cuore freddo. Il suo. Due, plotone, alt, 1, 2, fianco sinistro. Signore, conduco i qui presenti guardia marina Archer e Merrigan per comportamento scorretto, per aver turbato l'ordine e infranto la disciplina aggredendo ieri in un locale cittadino tre civili i cui nomi sono ancora sconosciuti. Come si dichiara, guardia marina Archer? Non colpevole, signore. Chiedo le attenuanti. Merrigan? Come il mio collega, capitano. Allora, dal momento che lei ha più anzianità, Archer, sarà bene che ci illustri queste circostanze attenuanti. Ebbene, signore. Stavamo bevendo una birra quando questi civili hanno fatto apprezzamenti sulle nostre uniformi. E di che genere? Mi hanno chiesto se ero della Texaco. Ho risposto no. Hanno detto, strano, abbiamo visto un tizio vestito uguale alla stazione di servizio. Abbiamo specificato che servivamo la Marina e con orgoglio.
Le ragazze hanno riso e domandato perché non servivamo anche loro. Il mio collega Merrigan ha un po' gesticolato per invitare alla calma e il suo orologio da polso è finito sul loro tavolo. Abbiamo cercato di recuperarlo e ci hanno aggredito. Chiedo il permesso di parlare, signore. Prego. I civili mi hanno rubato l'orologio. Volevo solo averlo indietro, signore. Voleva solo averlo indietro? È un regalo di mia madre quando mi sono arruolato. Era orgogliosa di me. Non me ne separerei mai. Archer, Merrigan, io considero la vostra storia straordinaria. Sai una cosa, Jax? Siamo qui da 2 mesi, 28 giorni, 7 ore e 19 minuti. Ma fra meno di 48 ore andremo finalmente a casa. Sarà meglio. Non offenderti, ma cominci a sembrarmi attraente. Mi capisci? A me non importa niente se manderanno qui 2 veri operatori radio, 2 bambini con il ciuccio, ma solo che dopodomani saremo a casa. Mi auguro. Avanti. Da Ottawa, signore. Spero non mi rovini il weekend. No, credo di no. Richiesta immediata di 2 operatori radio. Ah, grazie. Alla base 2. Dove diavolo sta? Il capitano si è troppo ammorbidito. Avrebbe dovuto stangarli. Avrebbe dovuto. Sono i tempi, George. La durezza è un concetto passato di moda. Già, mi sarebbe piaciuto averli sotto nei bei tempi andati. Si gioca con palle nuove. A me bastano ancora le mie. Signore? Posso essere utile, signore? Probabilmente no. Qualcosa che ha a che fare con base 2. Oh, su al nord, signore. Hanno perennemente bisogno di operatori radio. Sì, lo so. Vuol vedere la lista degli abilitati, signore? Questi Archer e Merrigan costituiscono un materiale eccellente, signore. Gente di fiducia per un posto così importante. Quella base è come la Siberia per me. La base 2 no, è la chiave della difesa settentrionale. È il gioiello della corona, per così dire. Archer era in lista per il corso di sommozzatore in Florida, mi sembra. È un ottimo operatore radio. Sì, ma non diventerà mai un sommozzatore alla sinusite. Sì, Archer va bene, ma Merrigan, le sue note sono pessime. Non intende sbarazzarsi di lui, vero, Coxon? Io, signore, non sarebbe compito mio, signore. No, appunto. E inoltre in quella base non voglio mandare 2 anglofoni, deve esserci equilibrio. È quanto piace a Ottawa, equilibrio fra inglese e francese. Tenente Leberge. Il caporale Archebaud Jean-Claude, cosa ne pensa? Beh, un ottimo elemento. Com'è il suo inglese? Lo parla fluentemente. Per l'assegnazione a Montreal, signore. Montreal? No, stavo cercando un uomo... Per la base 2. Gli era stato promesso il trasferimento a Montreal. Non da me. Gliel'avevo promesso io, signore. Il caporale Archebaud sarebbe disponibile per questo posto, sottotenente Leberge? Sì, signore. Bene. Allora andrà lui. Lo aggiunga ad Archer. Signor. Inglese, francese, mare, aria, non potranno lamentarsene. Vero, tenente? Sì, certo. Coxon non può farmi questo. Mi dispiace tanto, ma se vuoi te lo metto in musica. Avevo quel corso in Florida. Tu sei il miglior operatore radio della base. E perché mandarmi su un iceberg? Sono allergico al freddo. Continua a lamentarti e penserò che sei anticanadese. Ok, glielo confesserò. Ho copiato l'esame finale. Non ci so fare con la radio. Beh, nessuno è perfetto. Rilassati e divertiti, dura solo 3 mesi. Se parlassi solo la mia lingua non dovrei andarci, non è vero? Se parlassi solo francese non ti saresti classificato qui. Potevo nascondere il bilinguismo. Ma se vuoi avanzare di lingua devi parlarne almeno 2. Ah, serve solo per allontanare. Basta, Archebaud! Sei qualificato per questo servizio e assegnato alla base 2. Le operazioni di voto sono terminate da un paio d'ore e si attendono i primi risultati da un momento all'altro. L'attesa è particolarmente giustificata dal fatto che il partito québécois può vincere le elezioni. Se tale successo dovesse verificarsi, non c'è dubbio che esso modificherebbe sensibilmente... E io me ne andrò.
Muoviamoci di qui, non vuoi bere in città? Sono al verde. Posso impegnare l'orologio. E che direbbe tua madre? La prevista vittoria del partito che... Ehi, ce l'abbiamo fatta! Ah, ah, l'avevo detto, no? Il leader del partito, Levesque, ha conquistato il seggio di Chiudi il becco. No, chiudilo tu, amico. Non capisco tutto questo casino. Non importa chi vince. Non ci sarà differenza. Il partito che ben qua ha ottenuto suffragio... Metti il tenente Kozia con lo sport. Una significativa avanzata... La conferenza stampa René Levesque ha dichiarato. Amici. Dai! Viva Levesque! Viva Levesque! Archambault, abbassa il volume. Abbassalo. Archambault, abbassa il volume. Ehi, falla un po' finita, hai capito? Ora hai stufato. Ehi, ma dove vai? Lasciami. Ehi. Perfetto. No, no, piantala, Archer. Bene, 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 bene. Guarda chi abbiamo qui. Ti sei messo di nuovo nei guai, eh? Sapevo che ci saremmo arrivati, tenente Leberge. A cosa, maggiore? Hai problemi, tenente. Politici, dico. E i suoi amici del Quebec hanno provocato una rissa violenta al circolo ieri sera. Una rissa? Mi era sembrato di capire che fosse più un battibecco. I ragazzi discutevano sui programmi televisivi. Sì, ma si trattava di politica, signore. Era su Kozia, non è così? Sì, signore. Kozia contrapposto a René Levesque. Giusto, maggiore Burns. Salve. Ciao. Sì, che domani te ne vai. Già. Ho saputo che ero in cima alla lista per la Florida. Grazie. Tutto quel girarti intorno è il mio modo di fare, non significa niente. Davvero? Beh, mi conosci. Parlo molto, ma niente di serio. Però volevo dirti grazie comunque. Figurati. Tutto qui? Potrei scriverti quando arrivo lì. Stai allerta. Ok. Magari quando torno possiamo riaccostare il computer per quel corso di sommozzatore. Sicuro. Ma perché diavolo ho dovuto dirle questo? Ciao. Ciao, marinaio. Io ti stavo aspettando. Senti, non posso fare niente per la tua destinazione. Cancellata Florida e inserita base 2. Mi dispiace. Oh, al diavolo la Florida. Volevo solo vederti prima di partire. Oh. Beh, in ogni caso, ho fatto quanto potevo.
Ma Coxton poteva di più. Beh, fa parte del gioco. Già. Dove andiamo? Io vado a Ransbach. Dove vai tu? Fa freddo per camminare da sola. Io... ti mancherò. Io mancherò a te. Certo, mi mancherai. Vorrei poterlo credere. Maggie. Non volevo dirtelo prima, adesso sì. Allora dillo. Quando avrò quello che voglio. Non me l'hai ancora chiesto. Ginocchia alte, spalle all'indietro. Faticoso, vero? Altrimenti lo farebbe chiunque. Chiedo il permesso di parlare ad Archer, Coxon. Perché? Sta partendo, Coxon. Permesso accordato. No, non metterlo giù e continua a marciare. Che t'ha dato? 5 giorni, uno peggio dell'altro. Vuoi fare a cambio? Non con te, tu hai 3 mesi. Lui ha le sue carte. Potevo fregarlo. Hai avuto la tua chance, bello. Sicuro? L'unico vantaggio è che dopo un po' Jean ti sembrerà meglio dei pinguini. Senti, quando avrai l'assegnazione, chiamami alla radio. Magari starai anche peggio di me. Buona fortuna. Ci vediamo. Marigan! Tieni alta le ginocchia! Sì, signore Coxon! E non rallentare il passo, Marigan! Muoviamoci. Parli francese? No, signore. Ça va bien? Oui. Qu'est-ce que pense ta femme? Bah, elle est d'accord, c'est elle qui m'a choisi. Non c'era altro posto? A Montreal era quasi fatta. Ma sono un bravo radiooperatore e allora mi hanno sbattuto lì. Ah, merde. Capita sempre così. Anche mia moglie si era lamentata molto. Io ho passato 3 anni in Germania. Ma mi ha aspettato, eh. Succede spesso sotto le armi. Ma perché proprio a noi? Il tempo sta un po' peggiorando.
Fox Tango Yankee, chiama Goose Bay. Rispondete, passo. Fox Tango Yankee, qui è Goose Bay. Non vi riceviamo, chiaramente. Qual è la vostra posizione, passo? Sono a 7 minuti da voi, a 3000 metri d'altezza. Il tempo si sta chiudendo in fretta. Quali sono le condizioni del vento? Fox Tango Yankee, il vento è 090 e spira 145. Tetto a 800 piedi in chiusura, passo. Ricevuto. Fox Tango Yankee, chiedo il permesso di atterrare a Goose Bay. Passo. Negativo, Fox Tango Yankee. Visibilità 300 piedi in diminuzione. Passo. Merda. Goose Bay! Rispondete, Goose Bay. Qui è Fox Tango Yankee. Fox Tango Yankee, stiamo perdendo il contatto radar. Ripetete vostra posizione, passo. Goose Bay, qui è Fox Tango Yankee. Stiamo cercando di tornare su Goose Bay. Atterrare a base 2 è impossibile. Stiamo tornando a Goose Bay. Fox Tango Yankee, non vi riceviamo. Mi ricevete? Goose Bay, qui è Fox Tango Yankee, mi ricevete? Maledizione! Rispondete, Fox Tango Yankee, non vi riceviamo più chiaramente. Qual è la vostra posizione, passo? Goose Bay, rispondete, Goose Bay, qui è Fox Tango Yankee, le ali si stanno ghiacciando. Emergenza, ripeto, emergenza! Non ci vedono accidenti. E così siamo in tre. Non preoccuparti, marinaio. Torna dietro e riposa. Cerco di riportarmi su Goose Bay. Goose Bay, rispondete, Goose Bay. Qui è Fox Tango Yankee. Le ali si stanno ghiacciando. L'aereo si sta ghiacciando e perde quota. Qui è Fox Tango Yankee. Siamo a 900, passo! Si decida. Dobbiamo iniziare subito le ricerche. Metta tutti in stato d'allerta.
Sei di controllo? Qui tenente Leberge. Una pecora smarrita. Torre di controllo? Chiediamo l'autorizzazione per decollare. Fox Zero Romeo chiama Goose Bay. Fox Zero Romeo chiama Goose Bay. Non ricevo che scariche atmosferiche. Anche se la loro trasmittente funziona, questo tempo copre il segnale. Stai bene, Maggie? Sì. Non ti muovevi. Pensavo fossi morto, Archer. Non potevamo batterli tutti. Berta, la mia gamba. Ho dato un'occhiata veloce. Può essere rotta. Dov'è Leclerc? Lì accanto. È morto. Ci vediamo dopo, John. Ehi, avanti, Archer. Non addormentarti. Ehi! La prossima volta rimani svenuto. Sì, è una buona idea. Archer, devi restare sveglio. Se ti addormenti, non ti svegli più, ok? Non ci contare troppo, amico. Ehi. Io ho un po' di rum. Rum? Nella mia sacca. Vai a prenderlo. Muoviti, portami questo rum. Non posso. Cosa significa che non puoi? Ma che diavolo di marin sei? Prendi il rum, io non posso, non ho gambe. Sì, sì, ma io non ho le mani. Le ricerche le concentreremo qui, signore. L'ultimo contatto radio è avvenuto in questo punto. Setacceremo tutto il corridoio aereo in cui dovevano trovarsi. E se non hanno potuto mantenere il loro piano di volo? Erano in linea durante l'ultimo contatto radio, però è possibile che l'incidente sia successo dopo. Perciò non lo sappiamo. Questa è l'area di ricerca. Abbiamo inviato aerei ieri e stamattina. Se il tempo tiene e possono essere scorti dall'alto, dovremo trovarli entro 2 o 3 giorni. Ma se sono nella boscaglia, sarà un problema. Ammesso che non siano già morti. Signore, Goose Bay vuole sapere che priorità assegnare. Hanno risorse limitate, se perdono un altro aereo. Beh, ci penseremo qualora cadesse. Nel frattempo, dia priorità assoluta. Sì, signora. Il rapporto di Goose Bay sulle ricerche nel sotterraneo 1 negative. Ok, Doyle. Può cancellare il settore numero 1.
Ha un bel aspetto. Che è successo? Non ricordo niente. Cercherò di fare del mio meglio finché non vengono a riprenderci. Ehi, dopo avremo diritto a una licenza. Feriti per causa di servizio. Tu cosa farai? Beh, andrò subito a Montreal da mia moglie e a casa mia. Sai dove andrò io? Florida, nel miglior albergo di Miami Beach. Ehi, di un po', hai spento la TV? Cosa? Intendo la trasmittente di emergenza. Sai, quell'affare che manda un segnale se ti schianti. Quella piccola luce rossa. Oh, sì, ho visto una luce rossa. Ehi. Accidenti, ci siamo giocati la trasmittente. L'hai lasciata accesa nella tormenta. E allora? Non potevano captare il segnale. E adesso le batterie si sono scaricate, capisci? Ok, si sono scaricate. Non sapevo neanche cosa fosse. Non ti sei preoccupato di saperlo. Avevo cose più importanti da fare. Oh, sì, certo, cose più importanti da fare. Imbecille, come potevi pensare che ci trovassero nella tormenta? Ne abbiamo bisogno ora che il tempo è migliorato. Non lo sapevo. Avresti dovuto. Che diavolo credi che facevo lì fuori? Oh, mi piacerebbe proprio sapere che diavolo facevi lì fuori. Senti, prendi quella TIE o come diavolo si chiama e sotterra. Io non lo sapevo, maledizione. Bravo, non lo sapevi. Fammi finire con... Non importa, non ho bisogno di te. Vado via di qui. Ehi, lo sai dove siamo? Ce la fai senza mani? Stammi a sentire. Non preoccuparti per me, sopravviverò. Tu stai nel tuo cantuccio e io nel mio, ok? D'accordo, d'accordo. Se è questo che tu vuoi, d'accordo. Sì, esattamente quello che voglio. Non avete altre novità? Per la verità, no, signora. Conosciamo il loro piano di volo. È solo questione di tempo. Lo troveremo. Perché non l'ha mandata a Montreal? È lei la responsabile. Se mio marito muore, la colpa è sua. Signora, io sono soltanto un tenente e faccio ciò che mi viene ordinato, così come Jean-Claude. La vita militare è così. Anche se significa la morte. Jean-Claude non è morto, glielo giuro. Noi lo ritroveremo. Le ricerche sono già cominciate. Si fidi di noi, faremo del nostro meglio. Amen. Amen. Salve, bello. Vieni qui, bello. Ehi, c'è qualcuno? Ho trovato il vostro cane, è qui con me. Archer, che sta succedendo? Ehi, rispondetemi. Ho visto. Ma che stai facendo? Ehi. Thank you.
Andate lontano da me, maledette bestiacce! Andate via! Arsabot! Arsabot! Dove sono i razzi? Per fare che? I lupi dappertutto! Non usare quelli! Archer, per favore! Archer! Dai, ritorna qui! Ti prego, non usare quelli! Non riusciremo più a segnalare la nostra posizione! Accidenti! Volevate cibo! Servitevi! Non sprecare i razzi! Archer! Archer! Accidenti! Ti hai visto, Sean? Visto come filavano? Oh, Cristo, erano proprio vicini. Volevano banchettare. Stronzo. Avanti, ti porto. Ma non ti rendi conto? Come faremo i segnali ora, eh? Idiota! Perché sei così idiota? Ma non li hai visti, erano lupi. Non ci avrebbero attaccati. Se li si lascia in pace, non aggrediscono mai nessuno. Ascoltami, cretino. Ho fermato un branco di killer e quei razzi ci hanno salvato. E in ogni caso, cos'è che ti rende così esperto di lupi? Archer! Sono cresciuto nel nord del Quebec. Conosco i lupi e non mangiano le persone. Beh, come potevo saperlo? Comunque sono andati via. E anche i razzi se ne sono andati. Hai sprecato gli unici due razzi. Come segnaleremo la nostra posizione se ci cercano, eh? Era meglio se ti aggredivano. Avrei maggiori possibilità di sopravvivenza. Sì? Beh, molto gentile da parte tua, amico. Oh, merda. Cristo, ho le mani a pezzi. Però le muovi. Questo brodo fa schifo. È meglio che ti ci abitui. Impacchetta del cibo, partiamo domani. E come? Eh? Io non posso camminare e tu non hai mani. Dove arriveremo? Hai una lettiga coi rami e io ti trascinerò. Senti, idiota, voglio sopravvivere. E allora usa la testa. E non chiamarmi più idiota, sennò ti stacco il collo. Dobbiamo restare qui finché ci troveranno, capisci? Non ci riusciranno. Troviamo un posto dove possano vederci. Congelati? Ascolta, l'aeronautica è addestrata per queste ricerche. Dobbiamo soltanto aspettare. Tu fa come vuoi, io parto domattina. Da solo, certo. Visto? Non puoi nemmeno aprire la sacca, eh? E come te la caverai? Ti cambierai le bende con la bocca? Oh no, hai bisogno della bocca libera per mordere a morti i lupi, vero? Vai pure, marinaio. Avanti, Bill. Stai giocando o no? No, sono ancora vivi, ne ho la certezza. Archambault è molto preparato. Anche Archer, signore, ma il punto è se possono sopravvivere insieme. Beh, capisci? Questo dipende da quanto in fretta li troviamo. Novità, maggiore? Gusbey dice che hanno controllato tutti i settori. Niente. Cancellato, signore. E ora, maggiore? Ci riproviamo. Caporale, entri in contatto con Gusbey. Dica di ripetere l'intera procedura. Sì, signore. Al suo posto, Leberge. Qualcosa non va? No, signore. La base 2 ha bisogno di due operatori. E li otterrà. Fox Becker 9 chiama Gusbey. Fox Becker 9 chiama Gusbey. Ma
Affermate, Fox Baker 9. Abbiamo controllato il settore D. Ora ci stiamo muovendo su E e F. Ricevuto, Fox Baker 9. Passo. Passo e chiudo. Io farei un altro giro. Magari si sono allontanati a piedi. Idiota. Non ce la facevi, eh? Certo che sì. Questa sembra migliorata oggi. Beh. Donne-moi l'autre main. Cosa? Donne-moi l'autre main. Dai, Archambault, non capisco che dici. Si tu parli l'angle, moi je parle la mienne. Je te demande, mi donne ton autre main. Guarda se sei capace di dire fesserie nelle due lingue. O hai un vocabolario così limitato. Ah, è inutile, l'hai detto anche tu. Tu non hai gambe e io non ho mani. Dobbiamo aiutarci l'un l'altro. Prendo un po' di legna. Emergenza! Ripeto, emergenza! Le ali si stanno ghiacciando e perdiamo quota! Qui è Fox Tango Yankee! Siamo a 900! Emergenza! Emergenza! Ehi! Ehi! Archer! Io non lo sapevo, Archer! Non lo sapevo!
ti dispiace se io ho messo a posto la tua sacca? Ehi, perché non mi hai detto come ti sei bruciato? A che pro? Su, ti bendo l'altra mano. Non so il francese, Jean. D'accordo. Avanti. Fa male, eh? Sì. Ehi. Mon Dieu, je crois que c'est une gangrène. Che hai detto? Ho detto che mi sembra migliorata come quell'altra. No, hai detto cancrena. Ho sentito cancrena. No, io non sono un dottore. Io non ne capisco niente. Del vento? 1-3. Qui Fox Delta, chiedo il permesso di atterrare se la pista è sgombra. Grazie. Senta, se state cercando di... Cristo. No, non ce l'ho con lei. Sì, faccia quello che può, sergente. Si metta in contatto. Il responsabile delle ricerche, il maggiore Burns, glielo dica. La priorità assoluta viene ovviamente a cadere. Ma signore, noi non possiamo... Stia a sentire, tenente. Noi non abbiamo scelta. Sì, signore. Cosa ha trasmesso la telescrivente? Un messaggio da Goose Bay, signore. E cosa dice? Che devono effettuare un trasporto di truppe da Provshire al nord del Labrador. Goose Bay chiede il permesso immediato di concentrarsi in quell'area. Fa smettere le ricerche, signore. No, nessuno ha parlato di interrompere le ricerche, Doyle. Dobbiamo solo continuarle con meno aerei. Ma loro sono ancora lì. Goose Bay ha 22 piloti in servizio e noi non possiamo tenerli impegnati per sempre. Sarà bene che quei disgraziati si facciano scovare presto se sono ancora vivi. Questo mi ricorda di quando ero ancora caporale. Stavo in Olanda a quel tempo e il mio miglior amico era un tizio che veniva da Saskatchewan, sai? Un vero contadino. E così abbiamo incontrato quelle due. Sì, Doyle, cosa c'è? Mi scusi, volevo... dirle che interromperanno le ricerche. Lui voleva dirmi qualcosa. Non l'ho lasciato. Te l'avrà detta comunque. Già, però non gli ho facilitato le cose. Piantala. Devi smetterla di biasimarti. Tu non hai fatto niente. È questo il punto. Ma era perché non volevi che andasse via, né in Florida, né da altre parti. Oh, oddio. Perché non ho fatto qualcosa? Perché ne parliamo come se fosse morto? L'azione viene interrotta da un'intercettazione e adesso sono i rossi che si rimessano all'attacco. Approfittando della superiorità numerica per i 2 minuti di penalizzazione inflitti a Smith, i rossi attaccano. Il dischetto danza pericolosamente davanti alla porta ed è rete! 4-2 è il punteggio alla metà del terzo tempo. Quando ero bambino volevo giocare per i Leafs. Frank Malovich era il mio giocatore preferito, un vero campione. Sì, ma nessuno giocava come Jean Beliveau. Quebec. Non sarà facile neppure per Pierre Elliott Trudeau.
ha affermato oggi alla Camera che dopo 10 anni di governo liberale, tutta la nazione deve farsi carico della situazione del Quebec. È tutto per oggi. Cambia stazione. Non credo volessi sentire questo. Siamo a 500 miglia dalla civiltà e prendiamo stazioni da mezzo mondo. Gesù, se ho fame. Non abbiamo molto cibo. Che faremo quando sarà finito? Vedrai che ci trovano prima. Sei sicuro? Certo. Merda. Che c'è? Stavo pensando a tutte le cose che dovevo fare e che non ho fatto. Una donna? Sì. Tu pensi a tua moglie? Prova a non farlo, ma non ci riesco. E a cosa pensi? Penso che quando tornerò a Montreal starò vicino a mia moglie, a mia figlia e a tutta la mia famiglia e... E da oggi penserò a una sola cosa per volta. Niente piani per il futuro. Sfrutterò tutto ciò che c'è nel presente. Parlate inglese fra voi, tu e... Nicole. Oh, sì, certamente. Le imprecazioni. Noi siamo qui, dannazione! Un po' zitto. Il portavoce militare ha affermato che c'è una piccola possibilità che siano ancora vivi. Ma di cosa stai parlando? Notizie. Certo che siamo vivi! Eccoci qui! Siamo qui, proprio qui! Ehi, venite a prenderci, vi stiamo aspettando! Siamo qui sotto! Tutto qui, mon ami. Apprezzalo. Non ce n'è più. Jean, dobbiamo piazzarci all'aperto, dove possano vederci. Se restiamo nascosti, non ci troveranno. Ma se andiamo e non ci trovano, non riusciremo più a tornare qui. Sai cosa penso? Che ci hanno abbandonati, ecco cosa penso. D'accordo, che vuoi fare? Se decidi di muoverti, io vengo con te. Però ti avviso, moriremo prima lì fuori che nell'aeroplano. Senti, troverò un posto dove possano vederci dall'alto. Così, quando arriva un aereo, gli corriamo incontro. Correre. Saltare, strisciare, ti prenderò sulle spalle. Quel che sia, ma dobbiamo sopravvivere, Jean. Thank you.
Harrigan, perché non sei al lavoro? Hai ancora bevuto, vero? Considerati punito. Nessuna novità? No, figliolo. Non ce n'è. Ti ho mai detto di mio zio? Lui era fuochista nel vecchio Ottawa, nel 43, quando l'affondarono. Gennaio. 7 giorni alla deriva nel Nord Atlantico. Sì? Già. A gennaio. Pezzi di ghiaccio quando l'hanno salvati. Però è ancora vivo. Ah, mi ubriaco con lui ogni Natale. Wayne ce la farà, Cox. Se io conosco Archer, a quest'ora se la sta spassando con una ragazza eschimese. Sì, li troveranno. E tu, Merrigan? Sei sempre in punizione. Non ce la faccio più. Laissez-moi mourir, mon Dieu. Laissez-moi mourir parce que j'en peux plus. Che hai detto? Stavo pregando. Dovremmo entrambi pregare. Li senti quei dannati bastardi? E noi ci alziamo, scapperanno via. Aspetteranno che siamo finiti e dopo torneranno. Visto. Mangiano le persone. Ma solo dopo morte. Non aspetteranno molto. Noi siamo quasi alla fine. Ma perché dovremmo essere noi a morire? Jean. Ho avuto un'idea. Vuoi mangiare? Ancora niente, Jean. No, non ancora. Non muoverti, Archer. Assassino. Beh, l'ho detto bene. Quasi. Ci sei andato vicino. Ehi, Jean. È rimasto ancora un po' di rum. Forse è un sorsetto. Beh, dividiamolo. Ok. Anche a me, eh? Certo, certo. Stai attento. Oh, Gesù. Oh.
mano mi sta diventando tutta nera. Mi sento bruciare. Ti è venuto un febbrone. La mano ti sta andando in cancrena. Sì, è piena di veleno. Oh mio Dio. Io posso fare solo quello che ritengo giusto. E penso di dovertela amputare, Wayne. Mi hai capito? Non so cos'altro fare. Non voglio. Se non te la taglio, morirai. Fammi morire. Lasciami morire. No, dobbiamo farcela. Posso camminare e se tu mi aiuti ce ne andremo da qui. Arriveranno. Arriveranno domani e ci salveranno. Non arriveranno, Wayne. Dobbiamo essere noi a cercare loro. E quella mano ti ucciderà se non faccio qualcosa al più presto. No, Sean. Non farlo. Ti prego. Ti prego. Non farlo. Fidati. Come ti senti? Che cosa vuoi che ti dica? Che mi sento in forma. Che sciocchezze. Se vuoi uccidermi, amico, devi escogitare qualcosa di meglio di questo. Ok, ci proverò, dannato inglese. Giorni. Maledizione. Qui, maggiore Burns. Sì, le confermerò. Busbey propone di smettere. Hanno controllato tutti i settori? Perché non fare un altro giro, maggiore? Loro devono essere lì, da qualche parte. Dove? Ascolti, è stata setacciata questa zona. Ma noi sappiamo che il tempo era pessimo. Forse hanno cercato di tornare. Se questo è vero, proviamo a dare un'occhiata fuori dai settori. Mi sembra una buona idea e tentare non costa niente, maggiore. Deve essere così. Caporale, mi chiami Gusbey. Che facciano un altro tentativo, ma a sud della griglia. Sì, signore. Stai meglio, eh? Oh, sì. Tieni. Merci beaucoup.
Come si dice? Vuoi toglierti il vestito? Voulez-vous vous déshabiller, mademoiselle? Voulez-vous déshabiller, mademoiselle? Come ti sembra? Non avrai mai successo a Montreal. Avanti, dammi una possibilità. Sto imparando. Ho un pernottamento. Ho un pernottamento stasera. Possiamo andare a casa tua? Non sei ancora pronto per questo. Prova quest'altro, invece. On va sans sortir. Che significa? Significa che ce la faremo. Ah, sì? Sì. Mi piace questo. On va sans sortir. Oh, on va sans sortir. Bravo, benone. Adesso, prova... Ascolta. È un aereo! Ehi! 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 Siamo qua giù! Ehi! Ci vedete? Siamo qua giù! Ehi! Ehi! Usami su! Non ci ha visti! Su, andiamo! Dobbiamo raggiungere il lago, in spazi aperti saremo visibili! Se andiamo lì, forse non riusciamo a tornare, Wayne! Dobbiamo provarci comunque! Perché diavolo vuoi morire qui? Coraggio! Romeo che chiama Goose Bay. Fox Sierra Romeo chiama Goose Bay. Facciamo un altro passaggio su quel lago. Sì, d'accordo. Guarda, lì sotto!